La location è appropriata per quella che è la news del giorno. Insomma, sembra bella notizia, non è che mi sono spostato, non è che sto in Maldive, perché neanche soldo io al momento non ci posso andare alle Maldive. Mi accontento di bella notizia, e come non ci si può accontentare di brescianini al... No, perché non stiamo facendo il visita medica? No, guarda, c'è stato un problema con il contratto. Siccome sei un giocatore del Frosinone, quindi della Serie B, il Napoli, che è la squadra più ricca, che spende, fa il mercato, ci accendiamo i sigari con i denari, no? Perché Conte, no, la trattativa salta. Immaginate una trattativa che prevedeva 1 milione di euro per il prestito, 1 milione. Sembra perché te ne sordi, perché uno parla delle sordi, De Laurentiis, mu, fa la campagna acquisti, Cup Miners, e poi i 10 milioni del riscatto se il Napoli nel girone di ritorno fa almeno un punto. Ma voi vi immaginate essere il genio che ha partorito questa trattativa e che te ne pure palla di comunicarla al Frosinone, che è una squadra di Serie B? Ci stiamo arrivando, ma già appicciato comunque, ci stiamo arrivando, quindi la retorica qual è? Io l'ho pensato dal primo minuto che l'ho sentito da Chiariello, da quando fece la sparata di cazzo che arriverà il video su Chiariello, su Chiariello con il dottorissimo Greggio, ok? E io che vi dissi, ragazzi, ragazzi e ragazze, perché voglio essere inclusivo, quindi popolo che mi segue, stiamo attenti che Conte è garanzia di Pallangap, ma non è garanzia al 100% che quello che dicono questi signori, ok, si avveri, anche perché i calciatori a Napoli quest'anno non ci vogliono venire. E Brescianini forse anche lui non ci è voluto venire fino all'ultimo, perché da preferire l'Atalanta al Napoli, con tutto il fatto che io sono simpatizzante dell'Atalanta, sono tifoso sono simpatizzante e capisco la caratura del club. Ecco la caratura del club. Tu Napoli ti atteggi a club potente e fai fallire una trattativa del genere, che comunque a parer mio non era all'altezza, perché comunque parliamo di un buon giocatore. Buon giocatore, tu stavi per comprare un buon giocatore a Conte, che viene dal Frosinone, che ora è in Serie B, e fai saltare la trattativa. Non c'è molto altro sono io, molto altro da dire non c'è, se non speriamo al Padre Eterno in questi ultimi giorni di mercato, perché sono ultimi giorni per noi, sono 2 settimane, per chi ha faticato un anno mi godo 2 settimane che possono essere lunghe, per questa gente no, per il mondo del calcio questi non sono tanti giorni. Oggi è martedì e domenica c'è il campionato, non abbiamo il centravanti. Voi pensate che Osimhen giochi? No, non ha giocato col Modena, non giocherà neanche domenica. E quindi signor Duecentino si sta in tribuna pagato col rinnovo che tu gli hai voluto fare, che è praticamente una spada di Damocle che ti pende qua. Il mio stronzo prima, che pendeva e poi è sceso, quella è il contratto che tu hai fatto a Victor Osimhen, una spada di Damocle tutta nel tuo culo, Aurelio, il grande imprenditore, il grandissimo presidente. Per carità, sono il primo che ti ha dato tanti meriti. E quanti meriti ti ho dato? Forse te ne ho dati anche troppi. Ma adesso stai esemplificando che cosa vuol dire essere la disgrazia di un club. Perché questo è la disgrazia, una persona con un ego talmente smisurato che è capace di buttare nel cesso quanto buono fatto in 14 anni. Sono tutte cose che perdi tu, Aurelio. Sono tutte cose che vanno nel tuo culo, non nel mio, degli scemi che mi seguono e degli altri tifosi del Napoli. Perché al mio massimo c'è Dustogam, faccio i miei video in coppa YouTube, al massimo a noi questo succede. Ma i 100 milioni per la nuova Champions li hai persi tu. I 150 milioni di Victor Osimhen li hai persi tu. I soldi della Champions League che ti sarebbero entrati eventualmente qualificandoti, vincendo con 1 a Berlino, li hai persi sempre tu.
sei tu l'unico che ci perde veramente. E allora io non vorrei che dietro queste sciagurate operazioni o sciagurate non operazioni, che è anche peggio, perché le sciagurate non operazioni al momento sono peggio delle sciagurate operazioni, perché tenere ancora Kvara a quella cifra ridicola e fargli mendicare un rinnovo da 2 anni è una non scelta, che è peggio di una scelta tipo il rinnovo di Mario Rui, ok? Che è stata una pessima scelta. Il rinnovo a Politano e Osimhen è stata una pessima scelta. Hanno rinnovato tutti piuttosto che Kvara. E adesso, alla fine del mercato, quando dovresti completare la rosa, che avrebbe già dovuto essere complicata, mi rendo conto che non è facile, in certe circostanze non è facile, e anche altre squadre peccano in questo, non solamente il Napoli. Ma adesso Brescianini, ma veramente noi dobbiamo strisciare a terra per Brescianini, con tutto il rispetto per Stueglione? Allora vuol dire che questa società, dal capo, è un cesso. Allora, se questa società è un cesso, io lo dissi, no? Che il pesce puzza sempre dalla testa, in questo momento anche il mio, che non vi posso far vedere, giustamente. Ma allora, se la società è tutto un cesso, se tutto ciò che guida questa società è merda, allora c'è una cosa da fare. Magari fosse così semplice.